Perché i tuoi pensieri sono così importanti? La parola di Dio è straordinaria, unica. È una fonte infinita di saggezza e consiglio. Ogni scrittura è più preziosa della precedente per chiunque desidera vivere una vita che faccia piacere al Padre. Vorrei condividere con te una verità che mi tocca profondamente. Dio mi benedice grandemente, ispirandomi con idee innovative che cambiano la vita delle persone intorno a me, come fece 18 anni fa, quando mi diede l'idea di evangelizzare attraverso internet. Tuttavia, credo che se mia moglie e io avessimo coltivato pensieri di fallimento, questa meravigliosa opera di Top Chrétien e JesusNet non avrebbero mai visto la luce, o comunque non con noi. Le nostre azioni sono determinate dai nostri pensieri. Credo che questo sia il motivo per cui Dio dice: quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Filippesi 4:8. Dio si preoccupa della nostra vita interiore, di quello su cui riflettiamo e di ciò che abita nel nostro cuore, perché l'oggetto dei nostri pensieri determina la nostra destinazione. La Bibbia afferma in Proverbi 23:7, poiché nell'intimo suo egli è calcolatore, ti dirà mangia e bevi, ma il suo cuore non è con te. Quando siamo consapevoli di questa verità, riceviamo una nuova prospettiva riguardo al modo in cui viviamo e prendiamo le nostre decisioni. Questa mattina vorrei invitarti a prendere del tempo con Dio, permettendogli di investigare il tuo cuore. Che Egli possa rivelarti, tramite la sua parola, i pensieri che non lo glorificano e che sono invece propensi a guidarti lontano dal suo piano per la tua vita. Che Lui possa mettere i suoi desideri e pensieri dentro di te. Questa è la mia preghiera per te. Ti sono vicino con tutto il mio cuore. Grazie di esistere, Eric Sellerie.